Ciao a tutte ragazze, oggi è martedì 18 giugno, sono stata da Lidl e vi faccio vedere le cosine che ho comprato alimentari e non. Allora, 3,99 € ho comprato queste ciliegie di Vignola, IGP, poi ho comprato una confezione a 1,99 € di queste albicocche nella confezione XXL, devo ancora decidere se tenerle per mangiarle. Oppure se per fare la confettura, dato che è 1 chilo, potrei anche provare, no, è più, è 1,250 kg, potrei anche provare a fare un po' di marmellata. Adesso vediamo. Io la faccio nel microonde, anzi, fatemi sapere se vi interessa la ricetta, che ve la posto da qualche parte. Poi ho preso i soliti a 5,99 € i soliti pannolini mutandina. Della Lupilù, questi nella confezione da 18. Abbiamo intenzione in luglio, se riesco, di provare a spannolinare Angelica di notte. Proveremo senza fretta, vediamo cosa capita. E i prodotti alimentari sono finiti. Ho preso praticamente solo le ciliegie albicocche. Andiamo con le cosine un pochino più particolari che ho trovato. Ho preso un altro asciugamanino. Questi qui, magico, a 1,29 € perché a Angelica piacciono molto, gli piace giocare per aprirli, per trasformarli in un towel, in un asciugamano. E poi sono belli grandini, possono essere utilizzati sia come lavette per il viso, poi lei ci gioca nell'acqua quando fa il bagnetto. E poi ho visto che anche come tovagliolo per la colazione, quando lei è sul divano che si beve il latte, magari i biscottini, si mette questo sulle gambe per non sporcarsi. Possono avere vari usi, da tenere magari anche in spiaggia quando gli si vuole asciugare, magari la si vuole un pochino asciugare senza avere, sai, quelle teglie enormi. Insomma, possono essere, avere molteplici usi, l'ho ripreso un'altra, 1,29 €. Poi, vediamo un po' che cosa qui. Ah, questo che l'ho visto nel video di Elisabetta R, lei ha preso l'altra, quella con la parte che gratta tonda. Questa è la raspa, è una lima levigata per i calli, è una raspa per i piedi, è una garanzia di 3 anni della marca Mio Mare, vedete, si utilizza così. Io ne avevo già un'altra a casa, ma ormai non funzionava quasi più, quindi ho provato a prendere questa, l'ho pagata, lima per piedi, 1 euro e, scusate che qua non ci vedo niente, 1,99 €. La userò, poi vi faccio sapere come mi trovo. Poi ho preso bei gelati mini mix, quelli alla mandorla, tipo mini magnum alla mandorla, li ho messi in frigo perché si stavano sciogliendo, 2,99 €. Poi ho preso lo shampoo della Winnix a 2 euro, ah sì, 2,59 € meno il 30%, quindi 1,81 €. Ho preso questo shampoo, l'ho utilizzato, ah, capelli grassi, mi sono sbagliato. Poi vabbè, dai, lo utilizzeremo lo stesso, do mio marito perché è per lavaggi frequenti. Vabbè, dai, pelli sensibili per capelli grassi, ho sbagliato. Non sto portando indietro per uno shampoo, lo utilizzerò, dai, vediamo se non secca troppo, vediamo che non secchi troppo, magari me lo do solo sulla cute, così sgrassa un po' e pulisce bene e evito le punte. Passata veloce, insomma, sulle punte, giusto per fargli un lavaggino. Non avevo letto capelli grassi lì sotto. Quindi insomma invece di 2,59 € 1,81 €. Vi ricordo che Winnix, questo shampoo è certificato ICEA, vediamo un po' come ci troviamo. Poi ho preso due matite per sopracciglia a 2,49 € l'una. Sì, 2,49 € l'una. Sono praticamente fatte allo stesso modo, però cambia il colore. Questo è marroncino chiaro, questo è marroncino scuro, perché a me piace avere scura molto quella parte finale, la parte qui davanti un pochino più chiara, così indurisce i miei rilineamenti. Praticamente da questa parte c'è la pen e da quest'altra parte è fatta tipo quella che vi ho fatto vedere nel video di Avon. Anzi no, lo dovete ancora vedere il video di Avon, che è fatta a scalpello per riprodurre l'effetto pelo pelo. Questa invece di essere fatta con la punta a scalpello ha una punta fatta tipo a goccia, cioè da larga va su a punta, che facilita la parte larga per fare questa parte e la parte a punta per fare questa. Comunque la utilizzeremo insieme, la proveremo, poi vi faccio sapere come mi trovo. Comunque si chiama Sien Brow Perfect Brush and Pen. I due colori, vi dicevo, 4,98 € entrambe, cioè tra tutte e due. Poi ho preso due spugne un po' particolari.
Vabbè, poi ho preso una rete enorme di arance, 4 kg di arance in offerta a 3,79, che ce le ho qua. Ecco, ho rotto il... Insomma, queste, perché noi abbiamo spremute raffica, anzi dopo prima di uscire me ne faccio una. E ho preso queste due spugne molto particolari, adesso ve le faccio vedere. Allora, vi volevo dire i prezzi, così dopo mi libero dello scontrino. Arance, matita, sconto, ma... Arrivo, ragazze, scusatemi. Perché io non trovo mai niente. E già 2 volte che lo scorrono le vecine di bicocche. Ecco, spugna, un martini, questa. Questa costa 1,49 euro e l'altra 2 euro... No, e l'altra 1,79 euro. 1,49 euro una e 1,79 l'altra. Questa qui è della marca Martini Spa. Non so se la riuscite a vedere. Vedete qua. È gialla con dentro tutti dei puntini marroncini. C'è scritto bambù, estate di bambù, è arricchita con estate di bambù, spugna scrub profumata, made in Italy, vediamo le caratteristiche, spugna scrub profumata, una nuova efficace spugna da stile sfogliante, studiata per pelli particolarmente sensibili, grazie al suo rivoluzionario materiale riduce il rischio di allergie, i suoi granuli vegetali esfogliano in modo naturale. Non contiene lattice, a contatto con l'acqua aumenta il volume. Che figata. Poi c'è la forma ergonomica per poterla tenere così, così, così non vi scivola mentre vi lavate. L'altra, sempre della marca Martini, Erbaria. Questa è fatta a forma di foglia, vedete con queste righe. Dice con olio essenziale di menta energizzante e focalizzante. Cosa vuol dire focalizzante? Spugna messaggio aromaterapia, made in Italy. Offre un pieno di energia. Opa, effetto vitamina. Una spugna innovativa arricchita con oli essenziali per un momento di benessere grazie al potere dell'aromaterapia. Studiata per pelle particolarmente sensibili, grazie al rivoluzionario materiale, riduce il rischio di allergie, dermatologicamente testata, risciacquare prima e dopo ogni uso, alla menta, energizzante e focalizzante, mirto, stimolante, tonificante, lavanda, rilassante. Questi li fanno Martini SPA, ma dov'è sta Martini? Ah, Cosenza di Sorgo, è vicino a Parma, provincia di Parma. Non sapevo. Almeno c'è ancora delle ditte in Italia che lavorano. Premiamo il Made in Italy. E niente, con queste due spugnette ho finito il mio scontrino. In tutto ho speso 32,10 euro. Niente ragazze, poi torneremo da Lidl giovedì, così vediamo se c'è qualche offertina, qualche cosa in particolare. Non ho il catalogo, mi sono anche dimenticata di prenderlo, comunque gli do un'occhiata online, così vediamo se giovedì c'è qualcosa in particolare da prendere. Io comunque ragazze vi mando un bacio, iscrivetevi se siete nuove qui, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i futuri video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e condividetelo per aiutarmi a crescere. E se vi va lasciate tanti commentini, fatemi sapere se siete passati anche voi da Lidl, che cosa avete trovato, che cosa avete preso, qual è il prodotto che vi è piaciuto di più, insomma, oppure se avete qualche dritta da darmi, qualche cosa che pensate che vi possa piacere di andare a prendere giovedì. E niente, ragazze, io vi mando un super bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutte! Ricordo, ragazze, ieri è uscito il video di Bisol. Se non l'avete visto, andatelo a vedere quello sulla crema solare perché c'è un mega sconto per voi sul sito. Se decidete di comprare qualcosa, non solo la crema solare, qualsiasi cosa: prodotto anticellulite, doccia schiuma, BB cream, prodotti per la skin care, qualsiasi cosa, sieri, cose molto interessanti. Fatemi sapere. Bacioni! Ciao a tutte!